Come promesso, rieccoci pronti per parlare di materie prime, di commodities, di come gli investitori hanno cambiato approccio, se l'hanno fatto, ma è evidente che sia così, nel periodo pre-post, poco prima, post e soprattutto durante l'epidemia, il Covid-19, un'emergenza che non è finita, un'emergenza che non è finita e che si vede proprio guardando l'andamento delle principali materie prime che stiamo seguendo in questi giorni: l'oro, l'argento, il rame, il petrolio. E insomma tutti gli altri, quindi possiamo metterci anche il palladio, il platino, insomma le cose sono decisamente cambiate rispetto ai minimi, a quei minimi che avevamo raggiunto attorno alla metà del mese di marzo. I nostri ospiti, Eugenio Sartorelli, Carlo Vallotto, Daniele Lavecchia e Giancarlo Dall'Aglio, li vedo tutti pronti, allora un saluto a tutti e quattro. Ciao Giacomo, buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio. Tutti e quattro li vedo pronti, ovviamente grazie per essere qui con noi e per affrontare questo tema sicuramente importante e anche per certi versi delicato, perché se le materie prime crescono ci stanno anche evidentemente dicendo qualcosa. Io però comincerei così, se siete d'accordo, chiedo alla regia se il nostro video di introduzione, diciamo così, è pronto, se ce l'abbiamo. Ancora no, va bene, allora aspettiamo e in questo senso allora torno da voi e vi chiedo, partendo, chiedo al trio, diciamo così, Carlo, Eugenio e Giancarlo. Giancarlo, partiamo da te, dammi un motivo, uno dei motivi per cui in questi mesi gli investitori hanno effettivamente cambiato l'approccio nei confronti delle materie prime. Te ne chiedo uno, poi ne chiedo uno anche agli altri, anche a Eugenio e anche a Carlo. Partiamo da te, Giancarlo Dall'Aglio. Beh, devo un po' smentirti, Giacomo, nel senso che su alcuni settori abbiamo avuto un approccio differente. Il settore dell'energia è sicuramente quello su cui necessariamente è venuta meno la domanda, circa un meno 30% sul petrolio, ad esempio. Abbiamo assistito a una giornata drammatica a fine aprile, quando c'è stato il famoso rollover fra la scadenza maggio e la scadenza giugno del future del petrolio, in giornata in cui per qualche ora addirittura il petrolio è andato in negativo. Questo è stato un evento puramente tecnico, si trattava del passaggio dalla scadenza all'altra, non arrivava domanda sul future che si doveva chiudere e quindi dovendosi effettuare il rollover anche su importanti ETF è successo quello che è successo, situazione totalmente inedita. Si temeva che potessero essere esaurirsi i siti di stoccaggio per quanto riguarda il petrolio. Siamo arrivati alla quasi piena capacità, mancava un 15% ad alcuni posti di stoccaggio, tutti gli altri posti convenzionali insomma sono arrivati quasi al limite, e allora sono dovuti intervenire l'OPEC e OPEC Plus da un lato, con una riduzione drastica della produzione di 9,7 milioni di barili al giorno, dall'altro lato negli Stati Uniti, dove l'industria petrolifera è totalmente privata, è intervenuto il governo sussidiando i produttori e permettendo quindi un taglio della produzione di circa 2 milioni di barili al giorno. È cambiato anche l'approccio sotto il punto di vista dell'offerta in America, perché i cosiddetti rigs, le trivelle, sono diminuite a minimi pluriennali. È cambiato l'approccio degli operatori sul gas naturale, soprattutto a causa della diminuzione dei consumi elettrici. Alcuni stati nel Nord America sono ancora parzialmente chiusi, circa il 40% delle attività produttive in stati come California, come Texas e come Florida, stati quindi molto importanti, sono ancora ferme, e questo naturalmente produce un effetto ribassista sui prezzi che va al di là del surplus di scorte che era stato affrontato in altre occasioni. È stato prodotto un effetto sull'oro, sull'argento sicuramente, ed è stato prodotto anche un effetto negativo su alcune commodity agricole, dove la domanda è diminuita e dove i prezzi sono in condizioni stagnanti, vedi ad esempio il mais. Poi c'è tutta la geopolitica, ma naturalmente avremo modo di parlarne, Giacomo.
E allora sento da Eugenio se anche da parte sua arriva un'altra smentita, tra virgolette, ma lo dico con il sorriso ovviamente, però insomma, qui Giancarlo ha già fatto una piccola panoramica, un piccolo volo planare su quanto è accaduto nel periodo Covid sulle materie prime, concentrandosi soprattutto sul petrolio. Eugenio, un'altra materia prima che ha subito sicuramente una piccola rivoluzione, se vogliamo, qual è secondo te, insomma, quale merita di ricevere qualche parola in più rispetto ad altri? Ma di questo chiaramente ne parleremo, ma direi sicuramente l'argento e poi diremo perché, ma il market mover fondamentale di tutti i mercati è stata la liquidità. La liquidità immessa a piene mani da tutte le banche centrali, non da solo quelle principali, e questa liquidità dove va principalmente? Prima di tutto va sui bond, perché le banche centrali proprio per statuto possono acquistare i bond, addirittura la Banca Centrale Americana si è permessa anche di acquistare bond spazzatura, poi vanno sulle azioni e ultimo ma in maniera sbagliata perché le commodities hanno valore intrinseco, quindi io dico agli investitori svegliatevi. È vero, anche le azioni, intendiamoci, non Zoom che non guadagna un soldo e fa solo fatturato ma non fa utili, anche le azioni che fanno utili hanno valore intrinseco, ma le commodities sono lì, cioè per produrre, per estrarle c'è un costo, quindi perlomeno quello devono valere. Quindi gli investitori devono svegliarsi con la liquidità che c'è in qualsiasi portafoglio, ci devono essere delle commodities e non fermarsi solo a quelle principali. E quindi ancora il movimento sulle commodities è sempre stato sulle solite, fondamentalmente. Non c'è stato un surplus vero sulle commodities, come invece ci dovrebbe essere quando c'è una massa di liquidità che svilisce il valore del denaro, e il valore del denaro deve andare dove c'è valore intrinseco. E tra l'altro, magari se poi c'è tempo, per me c'è valore intrinseco anche su una nuova commodities che è il Bitcoin. Me lo concederanno gli altri relatori, io la considererei una nuova commodity. Se ne parlava come commodity anche già magari quando era sopra i 10.000 commodity, ma anche insomma bene rifugio, ma come del resto è un commodity l'oro che è anche un bene rifugio che al momento non è ancora stato toccato. A questo punto cedo la parola a Carlo Vallotto proprio come punto di partenza. Insomma, l'oro è un altro bene rifugio che ha acquisito una certa importanza, insomma, in questi ultimi tempi, anche se. E qui ti cedo la parola, Carlo, c'è da dire che l'oro già correva da prima del Covid. L'oro è come hai detto tu, giustamente, è un bene rifugio, diciamo, ecco, non sicuramente degli ultimi anni, ha un valore intrinseco, 5.000 anni di storia, è sempre stato il bene per eccellenza, un metallo, un bene fisico, quindi un'impossibilità di raggiungere un valore zero. Correva già da prima, effettivamente, dopo la discesa che abbiamo visto in queste settimane. Abbiamo naturalmente letto titoli in qualche modo enormi sulle tendenze dell'oro, su quello che ha fatto nel 2011, dove arriverà, leggevo target 3.000, 4.000 dollari, eccetera, eccetera. L'oro di per sé comunque correva già da prima, insomma, aveva iniziato a riprendere le quotazioni ancora dopo il famoso rimbalzo sui 1170 dollari, 1140 dollari per oncia. Da di lì era partito al rialzo, sempre ben comprato. C'è da notare che è un po' cambiato il mercato anche in questi ultimi anni. Ad esempio, le banche centrali sono uscite dall'accordo sugli acquisti, sulla limitazione degli acquisti proprio loro stesse delle 400 tonnellate annue di acquisti. Quindi è un po' cambiato il mercato dell'oro di per sé, anche abbiamo visto anche negli anni scorsi il cambio del fixing, non, diciamo, le modifiche sulla gestione del fixing. È iniziato il fixing alla borsa di Shanghai, quindi molte sono state le modifiche, però in tutti i casi l'oro comunque rimane, al di là di tutti quelli che possono essere gli strumenti che proteggono dall'inflazione, che proteggono, insomma, in qualche modo gli investitori. L'oro rimane un bene fisico, rimane assolutamente il principale
protettore per l'inflazione, il bene rifugio per eccellenza, non lo perderà mai naturalmente, e questo chiaramente, anche se dovessero nascere altri strumenti come ad esempio i Bitcoin, sinceramente io li vedo non tanto una commodity quanto magari ecco una via di mezzo, anche se naturalmente chiaramente è ancora un po' presto per riuscire a catalogarlo nel modo preciso. Nello specifico, chiaramente l'oro comunque continua ad essere un bene rifugio, l'oro e l'argento rimangono assolutamente dei beni che hanno un valore intrinseco, quindi anche se, come abbiamo visto, per chi da tanto tempo segue l'oro, massimi del 2011, poi c'è stato un passaggio a prezzi inferiori, poi dopo nuovi massimi, e ci tengo a ricordare anche che ci sono nuovi massimi in assoluto un po' su tutte le valute, sull'euro, sul dollaro canadese, sullo yen, il massimo dei 40 anni sullo yen, quindi in tutte le valute l'oro ha avuto questo balzo enorme. Magari dopo entreremo nello specifico per vedere una delle motivazioni, vedevo proprio oggi. Dobbiamo stare attenti appunto perché si trova in una situazione tecnica un po' non molto facile da trovare nella storia, ossia una backwardation, ovvero i prezzi spot che sono al di sopra dei prezzi dei futures, quindi una situazione abbastanza complicata. Andiamo da Daniela Vecchia a questo punto, mentre già arrivano le prime domande. Daniele, cominciamo a guardare, a vedere anche un po' graficamente quello che è accaduto, insomma. Abbiamo parlato di oro, Eugenio Sartorelli ha citato l'argento come una delle materie prime, uno dei metalli che ha avuto, insomma, l'accelerazione più forte dal punto più basso, insomma, dell'andamento dei mercati causa Covid. E allora vediamo veramente come sono cresciuti, Daniele, i vari metalli preziosi con appunto l'assist che ci ha fatto Eugenio, argento, che è quello che è cresciuto più di tutti in assoluto. Daniele. Sì, allora direi l'oro, io affronterò l'argomento sotto diciamo, l'aspetto puramente tecnico, perché i miei colleghi evidentemente sono molto più ferrati di me sotto l'aspetto fondamentale. Sotto l'aspetto tecnico l'oro ci ha fornito un assist negli anni scorsi con questa conformazione a rounded bottom perfetta e poi è venuto su in questa maniera piuttosto veloce. Devo dire che mi ha sorpreso anche il target. Io mi aspettavo un target intorno ai 1700 e ha accelerato a rialzo. Per quanto riguarda, allora volevo farvi vedere, per quanto riguarda invece il confronto con l'argento è stato, diciamo, dormiente rispetto all'oro per tutto questo periodo, si può vedere bene da questo confronto. Vi ho preparato un confronto sul grafico mensile, in blu abbiamo l'oro, in bianco, in nero e rosso abbiamo l'argento. Si vede benissimo da una serie di confronti tra massimi e minimi, quindi io analizzo gli swing semplicemente come di fatto l'oro sia sempre stato più reattivo. Adesso l'argento ha recuperato. Devo dire che in questo senso credo che sia una delle commodities che ha sfruttato meglio la volatilità Covid, perché ha fatto questa manovra, questa tipica manovra che in gergo chiamiamo shakeout, per andare a prendere un po' di stop e riportare le quotazioni velocemente su. Quella manovra è stata fatta proprio durante il periodo Covid e ha permesso un'extra volatilità notevole. Devo dire, ultimamente sta andando piuttosto bene l'argento, però io intravedo qualche, almeno nel breve, intravedo un pullback prima del proseguo della salita, soprattutto anche la barra o la candela che ha chiuso ieri, è un high wave, e comunque denota una forte presenza di vendite e compratori con un equilibrio straordinario, anche dati i volumi di chiusura. Mi dice che probabilmente l'interessamento delle mani forti è stato in sell, sfruttando probabilmente anche il volano che i retail hanno sentito un po' dal battage mediatico e andando a vendere proprio in testa a compratori, magari retail sprovveduti, che hanno pensato di approfittare di un effetto argento a oltranza. Secondo me qui c'è da aspettarsi prima un pullback e poi si può ragionare ulteriormente. Volevo concludere semplicemente con
un'idea, diciamo, di confronto prima di tra i vari metalli. Questo sì. È un grafico, così magari se gli altri colleghi parlano di altri metalli, questo magari può fungere da argomento. Questo è un grafico che mostra una forza relativa tra i vari metalli e, diciamo, in asse delle Y un momentum. Diciamo che lo spostamento oltre questa linea ci dice che il silver è un po' il leading adesso della situazione. Segue il copper, il platinum, il palladium. L'oro in questo momento ha una fase di stanca. Non è detto che questo perduri, ma in questo momento ha, diciamo, una maggiore fatica a produrre un movimento di chiusura su chiusura. Diciamo, questo è un po' la mia impressione, almeno sull'analisi di struttura weekly. E questa è l'analisi di Daniele Lavecchia di Traders Magazine, che ci ha appunto fatto vedere un po' di, a livello grafico, quello di cui stiamo parlando. L'oro, quindi, a livello di guadagno post-Covid, è il metallo che non è, insomma, ai primi posti sostanzialmente. Però io torno da Giancarlo Dall'Aglio, forse è anche il metallo, come anche ci ha accennato qualcosa Carlo Vallotto, da cui poi tornerò, perché si parla tantissimo di oro, tante analisi, sarebbe anche interessante capire quanto fa bene, insomma, diciamo così, agli investitori in generale, chi guarda con attenzione al mercato. Ma tornando a noi, Giancarlo, l'oro non è tra i metalli che ha guadagnato di più post-Covid, ma forse è quello che ci sta dicendo la cosa più importante. Anche sul tuo sito, insomma, spiegavi che l'oro ci sta dicendo che siamo nei guai? Sicuramente una salita contemporanea di oro, borse e bonds è inedita, insomma. Avevamo già avuto un campanello d'allarme a febbraio, quando oro e borse salivano all'unisono e io dicevo qualcuno mente, e alla fine erano le borse a mentire. Teniamo presente, c'è un fattore molto importante, che è quello che ha sottolineato Eugenio in apertura, e cioè abbiamo un'enorme liquidità sul mercato, enorme liquidità che naturalmente viene spalmata sui vari asset. L'oro, d'altra parte, all'inizio del mese di marzo ha sofferto anch'esso insieme alle borse, pur avendo una forza relativa decisamente superiore rispetto a quella degli altri metalli. Se noi andiamo a confrontare oro e argento, torno un attimo sull'argomento, sì. Nel recupero dal 24 aprile in poi, l'oro, il ratio, quindi il rapporto fra oro e argento, ha fatto segnare il massimo di tutti i tempi, bruciando totalmente il precedente record che risaliva agli anni 90 e andando a fare 138, poi da lì rapido dietro front, perché l'argento ha effettivamente avuto una forza relativa maggiore. Teniamo presente che il 67% dell'argento estratto va nell'industria, e quindi il ruolo di metallo industriale dell'argento è decisamente prevalente rispetto a quello di metallo prezioso, nonostante l'oro e l'argento poi in fin dei conti siano correlati. Si spiega quindi in questo modo anche la maggior forza relativa del silver, dell'argento rispetto all'oro in questa fase, dovuta anche al fatto che, per esempio, il settore dell'auto elettrica continua a viaggiare spedito. E cioè i grandi produttori, ma anche i governi, non hanno abbandonato l'idea del New Green Deal, di passare all'elettrico, di trasformare un po' lo stile di vita degli abitanti della Terra. E, insomma, basti guardare anche le votazioni di Tesla, che parlano chiaro. E teniamo presente che per l'argento già era previsto un aumento importante della domanda, almeno fino al 2023. Questo aumento della domanda probabilmente e in questo momento si visualizza decisamente dei prezzi dell'argento, che però è una commodity che è stata definita in passato eternamente sottovalutata, al di là degli spike importantissimi del 2011, quando fu testato il livello di $50, riprendendo un po' la fase della scalata dei fratelli Hunt dell'80, scalata che poi finì molto male per questi signori, che poi andarono in rovina. Ritornando ai tempi attuali, con l'argento si fabbricano accessori di sicurezza e di comfort per le automobili, ma in particolare per le auto elettriche, ma c'è anche argento come componente negli smartphone che utilizziamo
tutti i giorni, argento che tra l'altro non viene riciclato quando uno smartphone va al macero oppure quando viene sostituito. Le proiezioni per gli smartphone, uno ogni abitante della Terra nei prossimi anni o addirittura più di uno, insomma, parlano chiaro, e quindi è normale che l'argento abbia una preferenza. A livello di correlazione però attenzione, perché se le borse si girano l'argento torna giù e l'oro torna protagonista, e parlo sempre di forza relativa, perché comunque abbiamo delle commodity che sono in trend ascendente o addirittura parabolico, quindi attenzione a salire sui treni in corsa e a rimanere con il classico cerino in mano, insomma. Sì. Chi mi ha preceduto diceva aspetterei un pullback qualora si volesse tentare un acquisto, e trovo un'affermazione, un suggerimento assolutamente di buon senso per chi non è già dentro al rialzo da settimane. Da Giancarlo torno tra poco, perché c'è una domanda sul natural gas e siccome lui che ha toccato l'argomento vediamo come risponde. Sull'argento chiedo a Matteo Mazzotto in regia se può andare sul grafico. Prima Daniela Vecchia diceva come sia rimasto un po' in letargo, beh insomma lo si può vedere tranquillamente anche da qui, da questo grafico mensile, come sia rimasto in una lateralità piuttosto evidente, insomma, a partire dal 2003, dal 2014, e poi nel mese di luglio è stato raggiunto questo massimo, che è quello equivalente a 26,19, che non veniva raggiunto dal mese di aprile del 2013. Eugenio Sartorelli, Daniela Vecchia e anche Giancarlo Dall'Aglio hanno detto occhio che la cavalcata dell'argento potrebbe a breve, insomma, rallentare, magari esserci una sorta di inversione. È un metallo che viene utilizzato anche per, come ha detto Giancarlo Dall'Aglio, per fini industriali, insomma, manifatturiere, non soltanto. La stessa cosa si può dire, guardando magari anche facendo un'analisi intermarket, la stessa cosa si può dire anche del rame, che è un altro dei metalli, quello rosso, ad aver corso parecchio, insomma, in questi mesi. Allora, sì, beh, chiaramente la differenza, c'è cioè una differenza sostanziale, credo di poter mettere in condivisione giusto lo schermo, così posso far vedere. Sì, assolutamente. Qualche istante ce l'abbiamo. Benissimo. Chiaramente poi lascio anche giustamente la parola agli esperti. Io seguo il rame soprattutto perché l'intermarket è molto importante. Io seguo le commodities parte perché faccio operazioni, ma soprattutto perché per l'analisi ciclica intermarket è fondamentale, cioè è una delle catene fondamentali intermarket, sono le commodities e soprattutto gli energetici e i metalli sono parte della catena di trasmissione di quello che è il meccanismo economico. Questo è il rame. Il rame, tolto argento e oro, che sono legati anche fortemente alla questione industriale, anche se nell'argento c'è parzialmente la questione industriale, il rame è il Nasdaq. È il Nasdaq delle commodities in questo momento. È tornato, ricordiamoci che questo è legato a domanda offerta, non è come il petrolio su cui si è agito soprattutto sul lato della riduzione dell'offerta. La domanda di fatto non è cresciuta, infatti basta vedere le compagnie petrolifere o le compagnie di raffinazione dove sono, non salgono, sono lì ferme, e il petrolio invece ha fatto da $10 fino a 40 e da lì non si schioda, sia il petrolio che il Brent, perché l'accordo internazionale di agire sulla parte della domanda. Invece il rame, no, il rame c'è una grande domanda, soprattutto dalla Cina, e il grafico è rettilineo. Io sospetto sempre dei grafici rettilinei, però lo dico da analista tecnico, chiaramente non c'è motivo per il momento per cui si possa fermare questo grafico. La cosa che mi domando, considerando che dalla Cina poi i dati vengono sempre fuori col contagocce e non si sa mai, abbiamo visto anche col Covid, ma secondo me anche sul PMI certe volte i dati sono veramente molto strani, faccio fatica a pensare a una continua richiesta di rame da parte della Cina per un consumo, per un utilizzo, per un prodotto finito che poi deve andare all'esterno, ovviamente, perché la domanda interna della Cina è comunque limitata. Qui si parla di esportazione, quindi qui hanno prodotto. Quindi il rame è legato ovviamente a tutto ciò che sono la telefonia, il 5G e così via.
faccio fatica a pensare a un rialzo continuativo senza prima una sosta, proprio perché stiamo gravitando intorno ai massimi pre-Covid, che sono questi che vedete intorno a 2,87, 2,9 dove siamo adesso. E quindi ecco, questa è l'unica questione. Il trend rialzista è veramente importante, non c'è motivo per cui non si debba fermare, può avere solo anche qui una fase di sosta. Se poi anche altri paesi consumatori di rame riprendono come sta riprendendo la Cina, è chiaro che il rame è legato anche alla parte non solo delle auto elettriche, ma legato anche al fatto che si va verso le smart city e si va verso una tecnologia sempre più smart, e quindi il consumo di rame aumenterà. E c'è chi si sta portando avanti eventualmente. Ah, ricordiamoci, poi lo diranno anche i miei colleghi, che una parte del rialzo, non del rame, ma soprattutto dei metalli preziosi, una parte dei rialzi anche di qualche altra commodity, ma soprattutto dei metalli preziosi, è legato l'ultima parte anche a un dollaro, cioè un dollar index che ha perso un po' di quota. Ha perso un po' di quota, vediamo proprio velocemente il dollar index. Questo non ha avuto effetto sul rame perché già era assolutamente lanciato, ma il dollar index, vedete, sta perdendo, e la forza del dollaro. Il dollaro è sempre forte, non è che si sta indebolendo, sta perdendo forza. E questo ha dato l'ultima spinta finale all'oro e all'argento, e per questo effettivamente ci potrebbe essere, se non prosegue questa riduzione di forza del dollar index, se si ferma, potrebbe esserci anche uno stop momentaneo del rialzo dell'oro e dell'argento. Sul dollaro ci torniamo, dobbiamo salutare Giancarlo Dall'Aglio, ma prima come promesso, insomma, c'è una domanda di Fabrizio, risposta sintetica ovviamente Giancarlo, perché Fabrizio ci chiede: è una buona idea acquistare il natural gas visto che sta sui minimi e dovrebbe aver finito di scendere? Giancarlo, la tua chiosa. Beh, il dire è sui minimi e ha finito di scendere è sempre abbastanza pericoloso, soprattutto Pericoloso. quando si tratta di natural gas. È vero che siamo in area valore ormai da mesi, è vero che il surplus di scorte sta diminuendo, ma c'è il problema dei consumi elettrici che ancora non è stato risolto. Stiamo parlando del gas naturale degli Stati Uniti, abbiamo avuto un surplus di scorte praticamente Intanto in tutto Giancarlo, il scusami, mondo. ti interrompo, ma solo Sì. per chiedere a Eugenio se può, diciamo così, togliere la condivisione del video, così poi riusciamo a vedere Ah, perfetto. anche Giancarlo. Scusa Eugenio, è solo Stavo per... cercando proprio il natural gas proprio per questo. Stai venendo incontro, insomma. Comunque, scusami Giancarlo, ti ho interrotto. Sì, dicevo, è vero che si sta rientrando dal surplus, ma è anche vero che ci sono problematiche ancora aperte sui consumi elettrici che, insomma, stentano a decollare negli Stati Uniti. Il mercato sta guardando questo, ormai i livelli delle scorte vengono guardati poco. Domani abbiamo l'ennesimo dato delle scorte settimanali, molto guardato dai mercati, ma ripeto, in questo momento il focus è su altro. C'è anche l'elemento meteo che è importante, perché se arriva a grande caldo almeno per 2 o 3 settimane negli Stati Uniti, allora lì potremmo avere dei consumi in aumento, anche con la pregiudiziale dei consumi elettrici industriali limitati, però insomma potremmo avere più consumi derivanti dagli impianti di climatizzazione di industrie aperte e delle case dei privati. La gran parte delle centrali elettriche sono alimentate con questa commodity. Può salire ancora il gas? Sicuramente, almeno i 2 dollari sono alla portata sulle scadenze immediate. Stiamo parlando quindi della scadenza settembre, della scadenza ottobre, e poi arriverà l'inverno dove i prezzi sono già molto più alti. Guardando la struttura dei prezzi, abbiamo un contango molto accentuato. Questo significa che c'è scarsità di domanda nel breve, ma che già si prezzano situazioni differenti per quanto riguarda il prossimo inverno, come è giusto che sia. In ogni caso, il gas è difficile da maneggiare, soprattutto se si utilizzano strumenti alternativi ai future e alle opzioni, per esempio gli ETC sono complicati perché l'effetto contango naturalmente ricade tutto sui prezzi quando si detengono posizioni di medio e lungo periodo. Quindi attenzione. Meglio prendere movimenti brevi sul gas oppure usare gli strumenti tradizionali, gli strumenti finanziari tradizionali. Per
quali future e opzioni. C'è per esempio il mini future, le opzioni sono lo strumento finanziario più versatile che esista, per cui se si sanno maneggiare possono dare grande soddisfazione. CommoditiesTrading.it, grazie a Giancarlo Dall'Aglio per questo suo intervento, ci deve lasciare ovviamente, ci sentiamo presto. Vado da Carlo Vallotto intanto, perché sono uscite le scorte di petrolio greggio ed è un meno 10,612 milioni, decisamente al di sotto delle aspettative che invece gli analisti avevano previsto che sarebbero cresciute le scorte di petrolio. A questo punto sicuramente è un dato sorprendente. È abbastanza evidente. Ti chiedo se c'è da aspettarsi un movimento particolare da parte del WTI o se invece ancora nel breve, insomma, dobbiamo aspettarci ancora l'impossibilità da parte dell'oro nero di uscire da quella gabbia tra i 41 e i 42 dollari al barile. Carlo. Saluto intanto Giancarlo che è uscito. Ecco, sì, scusate, diciamo che già hanno un po' apprezzato, gli investitori hanno già apprezzato un po' quelle che sono le stime sulle scorte di petrolio. Bisogna un po' notare che cosa? Che il fatto che ci siano queste stime, o meglio ancora le riserve di petrolio abbiano dei valori altalenanti, perché abbiamo visto in precedenza, come appunto ricordavamo prima, delle scorte molto elevate e poi addirittura inferiori, notevolmente inferiori, più volte notevolmente inferiori alle stime degli analisti. Però ecco, la cosa che si guardano sono quelle di lungo periodo. Al momento questi valori, i valori che stiamo leggendo adesso, nonostante siano inferiori alle stime degli analisti e notevolmente inferiori alla precedente lettura, tutto questo però nel lungo periodo, nella media dei 5 anni, le scorte sono nella parte alta delle bande, diciamo, in qualche modo, delle bande di oscillazione tipiche di questo prodotto qua. Il prezzo in questo momento sembrerebbe addirittura aver reagito in qualche modo con una leggerissima negatività, insomma non tanto una salita quanto una discesa, cosa che invece non dovrebbe essere così, anzi dovrebbe essere al contrario. Però naturalmente il petrolio in questo momento rimane uno strumento molto difficile da tradare, molto difficile da concepire, da comprendere la direzionalità, in quanto noi lo guardiamo dall'esterno, però il problema della negatività che abbiamo visto, dei prezzi quasi in negativo, anche se non si poteva comprare naturalmente il prezzo sotto zero, il prezzo del petrolio sotto zero, naturalmente il petrolio con il prezzo sotto zero, però questo ha purtroppo messo in grave difficoltà molti grossi investitori, molte grosse banche d'affari e molti fondi di investimento, i quali appunto hanno trovato una minusvalenza e una difficoltà, una complicazione proprio nella gestione. Quindi adesso, prima di ritornare a vedere le mani forti nel petrolio, secondo me bisognerà aspettare in qualche modo una serie di innovazioni dal livello sotto il profilo legislativo. L'OPEC è diventato OPEC Plus, poi alcuni sono usciti, il Kuwait se n'è uscito a gennaio dell'anno scorso, molti stati faticano a rimanere all'interno di questa, la Nigeria ad esempio fanno fatica a rimanere all'interno di questi accordi sulle limitazioni del petrolio, quindi tutto questo bisognerà monitorare attentamente. Al momento naturalmente dal punto di vista tecnico questa compressione di volatilità che si vede graficamente proprio dal momento in cui agli inizi di giugno insomma le quotazioni oscillavano in una banda intorno ai 4-5 dollari al barile, dai 40 ai 36, adesso man mano si sono veramente affievolite, sono in compressione, quindi una volatilità estremamente ridotta nelle quotazioni ci farebbe pensare ad una successiva esplosione. Naturalmente in questo caso bisogna essere pronti sia al rialzo che al ribasso, quindi ad avere degli ordini eventualmente short o long al di sopra di questi livelli qua, perché chiaramente in questo momento naturalmente
anche tutti gli accordi, la geopolitica è importantissima all'interno del settore petrolifero, quindi proprio anche le diatribe, la guerra dei prezzi, la guerra del petrolio che prima ancora del Covid ha affossato questo mercato, la Russia e l'Arabia Saudita che a un certo punto hanno aperto i rubinetti, hanno invaso proprio il mercato di petrolio, abbiamo visto proprio le quotazioni cadere a picco, i produttori di shale oil privati non sono riusciti a rimanere all'interno, anche se è intervenuto lo Stato, appunto come si diceva prima, a sostegno di questi produttori, però in questo momento mancherebbe il break even per quanto riguarda la produzione dello shale oil americano, che grosso modo si attesta intorno ai $50, quindi una decina di dollari al di sopra. Concludo questa parentesi, che il discorso sarebbe naturalmente lunghissimo. Chiaramente un aumento dei prezzi è un'arma a doppio taglio, perché un aumento dei prezzi naturalmente sopra i 40, 42, 45 dollari farebbe un po' risvegliare appunto i produttori americani, che ritornerebbero in forza sul mercato, vanificando in qualche modo i tagli. Naturalmente tutto però chiaramente ruota intorno a quello che è la domanda di petrolio, quindi possono essere fatti i tagli, possono essere fatti tutto ciò che si vuole, però se manca la domanda, naturalmente in questo momento è molto molto debole, c'è comunque un surplus di petrolio, anche abbiamo visto dai 9 milioni e 7 del precedente accordo, siamo scesi a 7,7, però l'utilizzo anche ad esempio dell'Arabia Saudita ha dichiarato molto chiaramente, anche se ciclicamente funziona così, che il petrolio prodotto dall'Arabia Saudita viene utilizzato all'interno proprio del regno per la produzione di corrente elettrica, per la refrigerazione. Quindi è un mercato estremamente vulnerabile in questo momento ed estremamente, diciamo, un po' una banderuola in qualche modo, che rimane esposta a quelli che sono sia gli attacchi geopolitici, sia gli accordi e sia soprattutto naturalmente quello che sono le informazioni sul Covid e sulla trasmissione purtroppo dell'infezione, quindi diminuzione ulteriormente della domanda, distillati ancora in crescita, quindi anche in questo caso l'utilizzo delle benzine e dei gasoli viene meno, perché naturalmente non c'è movimento, non c'è consumo delle auto, quindi anche questo è tutto alla luce di una possibile economia green nel futuro, e quindi anche questo, in questo caso maneggiare con cura, ovvero pensare a un petrolio di nuovo a 100-150 dollari è difficile rivederlo, se non per delle motivazioni sul lato offerta piuttosto che sul lato domanda. È facile che con le politiche, e speriamo che vadano avanti le politiche green, chiaramente in questo caso potrebbero influenzare, naturalmente non nel breve periodo ma nel medio-lungo periodo, quotazioni eccessivamente elevate di petrolio. E allora, come vediamo anche dal grafico e come diceva Carlo Vallotto, insomma, c'è una tendenza alla compressione del petrolio, e quindi ci si potrebbe aspettare appunto un'esplosione. Abbiamo anche escluso possibilità, probabilità troppo elevate che si arrivi a 100-150 dollari. Peraltro con Daniele Lavecchia di Traders Magazine avevamo anche parlato di quanto viene ripetuto spesso, quasi ciclicamente, cioè di un petrolio che arriva a $200 al barile, insomma una situazione piuttosto estrema che dovrebbe prevedere una rottura di resistenze importanti. Petrolio che, e sempre da Daniele rimango, deriva, diciamo, viene influenzato meno, quantomeno in questo periodo, dalla debolezza, o meglio, come ha detto Eugenio Sartorelli, dalla perdita di forza del dollaro. Sostanzialmente è la materia prima che al momento subisce di meno, insomma, questa debolezza, al contrario invece di altri, appunto come l'oro, come l'argento, che hanno avuto un grande apprezzamento. Daniele? Sì, effettivamente il crude oil ha reagito, diciamo, molto bene al momento post-Covid. Però ritengo davvero che sta beneficiando in maniera sensibilmente inferiore rispetto ad altre materie prime del ribasso del dollaro. Vediamo se riesco a condividere lo schermo, così vi faccio vedere il grafico.
Sì, intanto mostravamo insomma qualche momento di estrazione petrolifera che non so cosa ne pensate voi, ma io sono sempre abbastanza affascinato dall'universo delle piattaforme. Mi piacerebbe anche andare a visitarne una, ma vabbè, insomma, al di là delle mie divagazioni, eccoci con il grafico di Daniele La Vecchia. Qui si vede chiaramente la classica manipolazione in questa fase, fase post-Covid, tra l'altro. Vedete che ha disegnato un minimo, soprattutto se confrontato con lo Standard & Poor's 500, più basso dello Standard & Poor's 500, ha reagito, dalla parte bassa. Lo vediamo soprattutto dal grafico che stiamo vedendo settimanale, da questa grande presenza di volumi, che erano volumi in acquisto, e poi per andare a sottigliarsi adesso nel progresso delle barre. Sono d'accordo che ci si può aspettare una salita. Credo che probabilmente prima di una salita, dato anche l'arco che sta disegnando, che è un arco un po' pericoloso normalmente, potrebbe aver bisogno di ritornare magari a quota 28-26, dove, per esempio, vedete dal volume profile, c'è questo grande cluster di volumi in acquisto, probabilmente di mani forti importanti, che potrebbero attendere per nuovi acquisti, l'arrivo in quella zona. Quindi, secondo me, questa potrebbe essere un'idea per uno scenario, da qui a breve. Certo, bisogna sempre fare attenzione. Sono d'accordo, con quello che diceva Dall'Aglio, che è sempre meglio utilizzare strumenti molto, legati al sottostante. Attenzione alla pericolosità degli ETC, che vengono resi anche a leva 2, a leva 3. Vengono resi ad ampia fruizione a qualsiasi pubblico, per poi trovarsi con sorprese inimmaginabili sotto. E invece, davvero, quello che si diceva prima, ritengo che le commodities debbano essere rivalutate oggi. Si tende a investire, per esempio, su azioni che hanno niente sotto, ma le azioni, per esempio, che hanno nella lavorazione, nell'utilizzo, nell'estrazione, le materie prime come base sono comunque correlatissime alle materie prime e possono creare veramente un valore importante, secondo me. Volevo tornare, se è possibile, un attimo, proprio per quello che diceva Sartorelli, all'aspetto del rame, perché io ho preparato un grafico di confronto tra il future del rame e un iShare sulla Cina. E l'avevo Interessante, sì. trovato interessantissimo, soprattutto se guardate questa parte bassa, guardate qua, Il insomma, qui sospiro stiamo che ho parlando sentito, di... scusami Daniele, il sospiro che ho sentito è quello di Eugenio? Eh sì, no, è perfetto questo grafico, sì, Ok, bellissimo. torniamo La da Daniele. correlazione, la correlazione, guardate, guardate, io devo dire, poche volte si vedono correlazioni espresse in questo modo. Qui siamo a una correlazione dell'1 a 1. Praticamente l'iShare della Cina ci fornisce, a volte in anticipazione, a volte in successivo ritardo di ciclo, ci fornisce l'andamento del copper. Questo è clamoroso. E per aggiungere qualcosa sul copper, tra l'altro, storicamente ha sempre mostrato la tendenza, ancora una volta vedete la correlazione qua in basso, la tendenza a mettersi perfettamente in correlazione col mercato azionario dopo un crollo repentino. Qui vediamo i vari crolli. Vediamo il crollo del 2002, vediamo un crollo nel 2009, vedete come si riallineano? In marrone avete il copper, in blu avete lo Standard & Poor's 500. Qui stiamo rivedendo lo stesso grafico, ma arriviamo ai giorni di oggi. Guardate come la correlazione è andata a abbassarsi prima del calo, e adesso siamo rientrati in correlazione in maniera piuttosto violenta. Che sia un nuovo inizio di un movimento, perlomeno questo ci dà delle idee che di fatto non è successo niente di particolare. A mio parere, sono stati sfruttati con il Covid delle dinamiche, evidentemente per scrollarsi delle quotazioni che erano veramente troppo alte rispetto al valore, e poi per andare a fare quello che si pensava di fare. Un'indicazione sul rame in questo momento, secondo me, data la conformazione. Innanzitutto è il metallo più debole, nella conformazione che sta avendo. Sembra un po' in anticipo rispetto agli altri. Magari adesso poi faccio vedere un grafico di forza relativa, che è quello che ho fatto vedere prima. Qui l'impressione è che sia avvenuto a luglio un primo tentativo, anche dato ai volumi e l'ampiezza delle barre fuori scala, un primo tentativo di passaggio tra le mani deboli e le mani forti per portare la quotazione
verso il basso. Questo è un grafico a 4 ore che mostra meglio la dinamica apparentemente rialzista, ma in realtà secondo me c'è stato un passaggio di mano in sell da parte delle mani forti che hanno sfruttato l'onda emotiva delle mani deboli, e magari anche un'idea di questo tipo. Questo è un pattern stagionale a 20 anni sul rame. La correlazione quest'anno è pessima, cioè se voi guardate la correlazione qua in basso stiamo parlando di una correlazione inversa. Devo dire l'ultimo pezzo, qualche idea che stia rientrando in media me la fa venire. Certo, è un po' arduo pensare a un ritracciamento così profondo, ma potrebbe anche essere un'idea. Un bel approfondimento sul rame da parte di Daniele Lavecchia di Traders Magazine, che ha colto l'assist di Eugenio Sartorelli. Allora abbiamo ancora una decina di minuti, vorrei sentire Eugenio, perché lo ha accennato in apertura, sul Bitcoin, grazie alla perdita della forza del dollaro, perché il Bitcoin può essere considerata una sorta di commodity, Bitcoin oggi oltre gli 11.000 punti. Poi voglio tornare da Carlo Vallotto per chiedergli che cosa si intende per tempesta perfetta per quanto riguarda loro, dato che si parla anche di questo, e poi c'è un video che volevo mostrare a tutti e tre, ovviamente anche agli amici a casa. Quindi abbiamo non troppi minuti, ma secondo me riusciamo a fare tutto. Eugenio, dollaro Bitcoin, aspettava la perdita di forza del biglietto verde, il Bitcoin, per riproporsi laddove non si proponeva appunto da parecchio tempo? Allora, metto in condivisione lo schermo e vado sul Bitcoin, però un secondo, sì, perché il grafico prima del rame, sì, che sale, con la Cina che sale e col grafico che vi sto facendo vedere io, che è il dollaro renminbi, che vedete, sì, si sta deprezzando leggermente il dollaro rispetto al renminbi, ma è ancora niente. L'economia della Cina tira da un sacco di tempo e il cambio è sempre a favore del dollaro. Quel grafico in precedenza, cioè che vuol dire che l'economia della Cina tira e il renminbi che non si deprezza dal dollaro, questo fa arrabbiare terribilmente gli americani. Preparatevi allo scontro, perché ci sono delle motivazioni economiche molto forti, molto forti. Detto questo, quando si va in una situazione, e probabilmente nel rialzo dell'oro c'è anche probabilmente parzialmente questo scenario, ma secondo me un bene rifugio lo è anche una nuova commodity, tra virgolette, che ha un valore intrinseco, perché rispetto a quasi tutte le altre, criptovalute, il Bitcoin ha un valore finito e ha un costo abbastanza preciso di produzione. Adesso, dopo l'halving, il Bitcoin costa produrlo, diciamo, tra 5.500 e $6.000, produrlo perché ci vuole energia. Infatti si parla di mining, esattamente come se si dovesse estrarre dell'oro e dell'argento. Detto questo, che ha un valore intrinseco e c'è un sacco di gente che lo utilizza per scambi di valore, non solo chi fa mining di altre criptovalute, la prima cosa che fa dice: ma cambio la mia valuta, vado sul Bitcoin perché è quella più sicura tra tutte le criptovalute. Detto questo, qui il segnale è long di lungo periodo, di lungo, non di lunghissimo, ma ha rotto il massimo per Covid, l'ha fatto lui e l'ha fatto Ethereum, che era intorno a 10.004, aveva fatto intorno a $10.000 un triplo massimo tra maggio e giugno, non era riuscito a romperlo, l'ha rotto netto con una giornata solo, ha rotto il triplo massimo 10.000 il 27 giugno e quello del 10.000, quasi 10.005, che era quello per Covid, e adesso è lanciato. È chiaro, andrà sempre a zigzag, non è che gli operatori sul Bitcoin sono degli extraterrestri, hanno dei meccanismi molto simili a quelli di altri mercati, perché sono fatti di carne ed ossa, hanno un cervello come noi, anche le macchine, quando si parla di trading meccanico, l'operazione, cioè come si dice, il software è fatto sempre da persone, da umani, e quindi non è una macchina che lavora. Però il segnale è long di lungo periodo, e se potenzialmente, giusto per dare un target price, io non lavoro a target price perché non ha senso, cioè bisogna lavorare a forze, ma l'impulso che ha avuto, soprattutto se l'Ethereum, che è quello che ha trascinato questo impulso, continuerà, e beh, vedete i massimi dell'anno precedente, che sono tra 12.000 e 13.000, io direi che oltre 12.000 è un punto d'arrivo, tra 12.000 e 13.000. Non subito, magari prima raggiunge 12.000 corregge, ma nei prossimi mesi almeno 13.000, poi vedremo, magari potrebbe anche fare di più.
Ma 13.000 e lì è solo un piccolo saltino che può fare per raggiungere un buon livello di prezzo, che è ancora distante dai massimi assoluti, che sono 20.000 dollari, che supererà nei prossimi anni. Tempesta perfetta per quanto riguarda l'oro, poi il filmato che vi ho promesso e poi una domanda finale da parte dei nostri telespettatori. Carlo Vallotto, perché tempesta perfetta? Ci sono troppe analisi e si rischia di non capire più niente o in realtà il senso è rivolto ancora a quello a cui faceva riferimento Giancarlo Dall'Aglio e cioè ci sta dicendo che siamo rovinati e la tempesta riguarda noi, riguarda l'economia reale? Le motivazioni sono tante, naturalmente quando un asset comincia ad attirare l'attenzione del pubblico, naturalmente fioccano tutti gli analisti, ovunque, insomma anche i meno esperti, gli analisti dell'ultimo minuto che chiaramente fanno delle analisi proprio per soddisfare l'elevata domanda o curiosità o in qualche modo paradossalmente esercitano un effetto contrario, ovvero l'eccessiva in qualche modo informazione va a intaccare quello che sono invece le effettive informazioni. Quindi consiglio sempre di stare attenti e di seguire coloro che sono addentro nel mercato e comunque gli organi ufficiali di stampa. Tempesta perfetta cosa significa? Tempesta perfetta che abbiamo avuto, o meglio, ci sono tassi negativi, ancora un indebolimento del dollaro americano, e questo inserito in un contesto di rallentamento economico è già di per sé una tempesta. Tempesta perfetta. Perché purtroppo appunto succede una volta ogni 50, 60, 80, 70 anni questo tipo di pandemie e ci siamo proprio capitati di mezzo. Quindi abbiamo vissuto un po' tutte quelle che sono le crisi. Abbiamo vissuto la crisi asiatica nei primi anni 2000, abbiamo avuto la crisi del nuovo mercato nel 2000, le Torri Gemelle, la crisi del 2008. Questa crisi dovuta alla pandemia, insomma, sembra che non ci siamo fatti mancare niente. Quindi ecco, anche in questo caso una tempesta perfetta per quanto riguarda l'oro. Però purtroppo bisogna stare attenti, in quanto è vero che una crescita dell'oro preso come bene rifugio, in questo caso, anche se secondo me le motivazioni sono delle altre, ovvero la mancanza di prodotto, la mancanza di produzione da parte delle miniere. Questa crescita eccessiva dell'oro, non è, tutti gli asset quando crescono troppo velocemente non è salutare. Questa crescita naturalmente ci dice anche un campanello d'allarme, ci dice attenzione perché qualcosa non va. Quindi naturalmente molta attenzione a questa crescita qui. Tanto è vero appunto che è stata soprannominata tempesta perfetta anche con il rendimento dei titoli di Stato americani molto molto titoli a 10 anni, molto bassa, quindi in grave crisi anche in quel settore lì. Per chiudere, abbiamo ancora qualche istante, per chiudere diciamo col sorriso, voglio mostrarvi un estratto da un film che raccoglie in 60 secondi le materie prime, ma così come venivano acquistate e vendute una volta. E adesso ovviamente non è più così per diversi motivi. Regia, il filmato. Questo è l'ultimo bastione del capitalismo rimasto sulla Terra. Qui a New York si vende e si compra tutto. Oro, argento, platino, gasolio, propano, carburanti vari, zucchero e cacao. E naturalmente succo d'arancia concentrato e surgelato. Vedi quelli là ai telefoni? Stanno ricevendo ordinazioni dagli agenti per i beni di consumo di tutto il mondo. Dopodiché i galoppini consegnano le loro ordinazioni ai vari negoziatori. Stanno trattando la vendita del cotone. E quella è la zona dell'argento. Il rappresentante dei Duke comprerà come un forsennato subito dopo l'apertura. E noi aspettiamo che sia salito il prezzo. Esatto. Pensa che faccia faranno Randolph e Mortimer quando trasmetteranno il vero rapporto sul raccolto. Aiuto.
L'abbiamo visto più o meno 10 volte tutti quanti, lo danno sempre a Natale, una poltrona per due, non è una delle parti più divertenti, però racchiude tutte le materie prime come venivano scambiate in maniera molto romanzata, insomma così, cinematografica, però devo dire che quanto l'argento oggi effettivamente la situazione potrebbe essere quella, Eugenio, che dici? C'era un bel assembramento, per usare un'espressione attuale adesso. Sì, ci sono ancora qualche delle materie prime appunto che sono ancora quotate alle griglie, adesso non ricordo, forse Carlo che è più addentro. Carlo! Sì, adesso proprio ultimamente i floor sono stati chiusi man mano nel corso del tempo, un po' tutti quanti, quindi poca roba, adesso le contrattazioni, ecco come le vediamo così, sono poca roba insomma. E allora, per chiudere, rispondiamo a una domanda di un amico, lo facciamo con Daniele Lavecchia, riguardante, la domanda è sul Palladio, l'amico che ci scrive non si firma, ma lo salutiamo ugualmente, è consigliato entrare sul Palladio? Daniele, cosa gli rispondiamo? Brevemente che siamo in chiusura. Allora, il Palladio, io ho condiviso un grafico di forza settimanale, il Palladio è nel settore dei ritardatari, quindi se i metalli salgono dovrebbe seguire poi l'andamento e spostarsi poi nella sezione di miglioramento e poi nella sezione improving. Direi invece la forza relativa daily lo mostra, guardate un po', appena dopo l'argento. Devo dire il grafico invece del Palladio è per diciamo spiriti forti, perché qua stiamo parlando di una volatilità estrema, qui ci sono delle aree di volume piuttosto importanti. Io penso che quest'area che adesso vi evidenzio, possa essere effettivamente una grande area di accumulazione. Quello che me la posso aspettare è questo enorme spunto di volume in questa zona e questa reazione che tecnicamente Wyckoff chiamava selling climax, l'impressione che possa essere l'inizio di una performance buona. Entrare sul Palladio, cercate le zone giuste, questa non è una brutta zona, ma deve evidentemente fare qualcosa per convincerci. Meglio se scende magari intorno ai 2000-2100 per avere anche una zona stop loss migliore con target sui 2700-2800. Questa è un po' l'idea fatta così alla veloce. Carlo Vallotto, per chiudere, 20 secondi sul Palladio, poi pesano anche eventuali dati macroeconomici e informazioni relative anche in questo caso all'industria, alla manifatturiera anche, che riguarda tra le altre anche quello delle automobili. Esattamente, sì, il Palladio la fa da padrone la Russia, quindi la Russia e Sudafrica sono i due principali produttori di Palladio e quindi ecco un mercato anche abbastanza ristretto. Come al solito, ecco, dare consigli è estremamente difficile, anche perché bisogna chiaramente concepire e comprendere quali sono i tempi di investimento, quali sono le modalità all'interno di un portafoglio, insomma una serie di motivazioni. In ogni caso, ecco, attenzione al Palladio, perché è vero che è corso tantissimo, addirittura andando, prima era a sconto con l'oro, adesso poi è passato a premio, attualmente siamo a $2,150 all'oncia rispetto ai circa 1956 dell'oro, quindi ha corso un po' di più. Attenzione, siamo al di sopra della media mobile a 200 periodi, quindi è un buon livello eventuale, comunque eventualmente di acquisto, sempre sull'area dei $2,000, dove c'è questa lunga fase di supporto, e questo potrebbe indicare un eventuale acquisto, però chiaramente tutto ruota intorno al principale mercato di domanda del Palladio, quale è l'automotive, quindi abbiamo sentito valori a doppia cifra negativi, meno 80%, meno 70% della vendita di automobili, e quindi in questo momento è difficile insomma vedere platino, Palladio, anche il rame, come è stato detto prima, naturalmente vedere queste crescite in qualche modo insensate, perché non c'è una motivazione importante sottostante che ha fatto sì. In ogni caso, rimanendo sul Palladio, attenzione, perché appunto l'area dei $2,000 comunque rimane un livello molto importante.
Salutiamo Marco da Messina, sua la domanda sul palladio, ma soprattutto salutiamo e ringraziamo Carlo Vallotto, Metalli Preziosi, Eugenio Sartorelli, Investimenti Vincenti e Daniele Lavecchia, Traders Magazine. Grazie davvero per la vostra disponibilità, le analisi e gli approfondimenti. Buon lavoro e a presto. Grazie a voi e un saluto a tutti. Ciao a tutti, grazie. Ciao. Finisce qui allora la nostra tavola rotonda, speriamo di avervi tenuto compagnia e di avervi un po' raccontato quello che accade a livello di commodity post-Covid e non soltanto. Noi ora ci fermiamo per un po' di pubblicità, rimanete con noi perché al rientro parliamo con Robeco, con Fabiana Fedeli, Global Head of Fundamental Equities di Robeco, per individuare tre temi di investimento per il secondo semestre 2020. Rimanete con noi.